Ciao, benvenuti di nuovo nella mia stanza e oggi torniamo con un nuovo episodio di Distruggi questo diario. E partiamo prima da quelli che avevo saltato la settimana scorsa, ovvero questo, disegna delle linee mentre sei in movimento. Sta bravissimo. E l'altro era documenta la tua cena. E la mia cena è stata pasta al pesto, quindi l'ho dovuto anche, diciamo, isolare con del nastro adesivo perché sennò se ne andava ovunque. Comunque, torniamo a noi. Allora, 9-10 pagine. La prima è questa. Collega i punti basandoti sulla memoria. Quindi io adesso lo guarderò per un attimo. Ok, va bene, non tantissimo. Poi prenderò un pennarello. Ok. Metto così, lo vedete, magari un po'. Vabbè, metto così. E adesso chiuderò gli occhi e tenterò di collegare i punti guardando, cioè basandomi sulla mia memoria. Come sono stata brava, non ne ho azzeccato neanche uno. No, dai, uno sì, uno è quasi due. Che bravo, proprio memoria, ho la memoria di ferro. Bene, questa pagina invece la dovrò masticare. Sì, immagino, che bomba. Ah, no. Che buona. Quella dopo non lo posso fare perché in teoria colleziona i francobolli dato apposta, solo che nella mia posta non arrivano lettere con francobolli e cose varie, quindi io non ho francobolli, a parte quelli magari da collezione di mio padre, ma ovviamente non posso usarli, quindi quella la lascerò proprio, penso che non la farò mai. Adesso passiamo a questa. Facciamo un cono. Bene, per il nostro fai un cono prendere una busta di plastica. Ora la metto sulle ginocchia. Poi un asciugamano. E adesso tagliamo. Quindi prendo il diario. Comincio tagliando la pagina. Tagliamo un bellissimo cono. Facciamo un cono. Che picciolo. Adesso con del nostro adesivo. Chiudiamo bene. Non so quanto regga questo affare. Comunque adesso ci devo mettere dell'acqua in teoria e dovrei bere. Oh mio Dio, ho paura di ciò che vi sto per fare. Vediamo quanto regge. Regge. Più o meno. Retto più di quanto speravo. In effetti pensavo mi sarei fatta la doccia con questo affare che non avrebbe retto, però come sei stata brava, il mio cono ha retto alla perfezione. Ok, la prossima pagina è strappa e appallottola, molto semplice. Adesso vediamo di non strapparne due.
Ok, la prossima è fai un aeroplano di carta. Adesso, i miei aeroplani di carta non sono... cioè, li so fare. So più o meno come si fa un aeroplano di carta. Il problema è che non volano i miei aeroplani. Quindi, vedremo cosa riuscirò a fare. Ok, ecco a voi il mio bellissimo aeroplano, tutto storto, povero, vediamo se vola, meraviglioso direi. Adesso, la prossima, devo, con questa pagina devo impacchettare qualcosa, perché non è cosa, visto che non ho niente da impacchettare. Comunque noi strappiamola e ci penserò. No, bene, poi lo faccio. Io impacchetterò un evidenziatore, visto che non so cosa impacchettare ed è tutto troppo grande per essere impacchettato da questo piccolissimo pezzo di carta. Chiudiamo. Anche la dedica, chissà per chi sarà. Voilà, ecco il mio evidenziatore impacchettato. Ok, questa la farò la settimana prossima perché io non ho caramelle che colorano la lingua, quindi devo cercarle. Quindi questa la settimana prossima. Ok, questa è scrivi una parola ancora, ancora e ancora, e io ho scritto cioccolato, chissà perché. Ne ho scritto tante tante volte. Ultima pagina di oggi è scarabocchia sopra la pagina del proprietario e delle istruzioni. Sono qui. Sì. Allora, io scarabocchiavo solo su quella del proprietario, cioè scarabocchiato. Ci ho aggiunto un sacco di... questo è il nostro adesivo, però è troppo carino, un sacco di coniglietti, onigiri e cose carine. Quindi, e poi ci ho disegnato un muffin. Che bello. Basta, per oggi ho finito. Wow. Bene, per oggi abbiamo finito con distruggi questo diario e ci vediamo la settimana prossima. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, potete trovarmi anche su Facebook, Instagram, Twitter e Tumblr, e ho anche un blog. Sono tutti messi sotto nell'info box, quindi se volete date un'occhiata e ci vediamo al prossimo video. Ciao!